sugli esports Posta molto più esperto perché gioca da 20 anni e quindi chiaramente ha vinto lui. Siamo pronti però, ci siamo con la seconda semifinale. La prima l'ha vinta Gritska, adesso vediamo chi vince tra Posta, Simone e Soccer 94 che invece è comandata come squadra da Antonio Liuzzi di Napoli. Primo possesso per la formazione biancorossa, quindi Vicenza A con Giacomelli che cerca subito Zonta, palla in verticale, un pochino sporcata, colpo di tacco, attenzione agli inserimenti da dietro perché Vicenza in biancorosso prova subito a sfondare centralmente. Adesso ripartenza di Soccer 94 con Dalmonte che si isola, molto rapido, è uno dei giocatori più veloci del Vicenza in generale, sia dal vivo che anche in questo sport, negli e-games, quindi vediamo se sarà un fattore. Sia per l'una che per l'altra squadra. Qui Bizzotto riconquista. Si combatte soprattutto in mezzo al campo. Cinelli va in verticale, intercetta bene, però posta in mezzo al campo e adesso riparte. A sinistra può salire Bizzotto. Ci sono poche marcature effettivamente lì in mezzo. Può soprattutto approfittare di queste marcature un po' così posta. Vedi, Mambo, come Soccer 94 non è che stia marcando benissimo a centrocampo. Poi in difesa si compatta bene, mi Sì, sembra. in difesa è un po' chiusissimo. E qui attenzione che riparte subito centralmente con Longo, deve uscire Grandi e lo fa alla grande perché è stato bravo a leggere qui la situazione di pericolo. Però può essere anche questa una tattica, no? Cioè si chiude dietro Devo e dire riparte con quell'anno. queste palle in verticale. Sì. Cercato Dalmonte, molto mobile in questo inizio Nicola Dalmonte. Qui facciamo anche un grosso in bocca al lupo per il rientro in campo. Attenzione al pallone che quasi balla sulla linea e Meggiorini per poco non fa 1-0. Quindi attenzione a questa tattica di Soccer 94, abbastanza attendista, ma poi appena al pallone tra i piedi verticalizza e posta a soffrire queste palle profonde. Qui è bravo in copertura ancora una volta Soccer 94. Bravo Antonio che ha già creato un paio di occasioni da gol, anche senza tirare in porta, ma l'ha create. Sala destra Pasini. Cambia lato, va sul versante opposto da Bizzotto che non rischia di controllare il pallone e va da Perina. Due portieri diversi. Ecco, questa è una scelta curiosa, interessante perché Soccer 94 gioca con Perina in porta, che al momento almeno nella realtà è il secondo portiere del Vicenza, perché Grandi invece è il titolare, almeno fin qui per le scelte di Di Carlo, e invece appunto Posta ha scelto Grandi. Vediamo se saranno anche questi due dei fattori. Longo costruisce insieme a Dalmonte, che poi si appoggia su Van de Putte, arriva a sostegno, gran palla profonda per Longo che prova a sgomitare con Padella, è bravissimo, Padellone come lo chiamano i compagni di squadra nella realtà, e qui riesce anche a guadagnare forse la rimessa con le mani. No, è lui l'ultimo a toccare, quindi Cinelli con Posta che deve difendersi dal nuovo attacco di Soccer 94, palla in area e subito il gol dell'1-0 di Soccer 94 che forse un pochino a sorpresa riesce a segnare il gol dell'1-0 con Meggiorini. Wow. Grande giocata, eh? Sì, La rimessa con assolutamente. le mani, peraltro, non è semplicissimo andare a far gol così. Sì. Diciamo Ha che giocato bene. qualcosa di studiato. Adesso vediamo. Vediamo se reagisce subito Simone, 34 anni, con il Vicenza in biancorosso. Si passa per Cinelli, sempre una garanzia lì in mezzo al campo. Finta di andare a sinistra, Van de Putte lo ha capito con mezz'ora d'anticipo. Cinelli ci riprova e sbaglia anche stavolta. Sempre Van de Putte preziosissimo. Dalmonte. Qui il tocco è un po' corto per Van de Putte, non per Cinelli. Rigoni deve mettere un po' di ordine. A destra Pasini ha spazio, ma va subito in verticale da Dalmonte che deve creare qualcosa. Pasini lo accompagna da quella parte. Dalmonte scatta. Vediamo Pasini se va da lui. Sì, ha provato ad andare da lui, ma c'è stato il tocco di un avversario, probabilmente l'altro Pasini, che è riuscito a chiudere. Ancora Soccer 94 pericoloso con Cinelli, intercetta il centrocampo del Vicenza, poi un po' di confusione, Bruscagin dietro da Grandi. Sta soffrendo tanto Posta, eh? Ah, può essere una tattica, può essere che adesso sta giocando a metà, sta facendo stancare l'altro, secondo tempo. Ma pensa Mambo che noi parliamo di Soccer 94 come insomma di un giocatore un po' meno esperto rispetto a Posta.
Però è anche vero che loro, ora capirai perché ti dico loro, hanno nel DNA di famiglia evidentemente un DNA da giocatori di e-games, perché insomma c'è suo fratello che è vincitore di UEFA Euro 2020 e anche player della nazionale italiana, quindi insomma vuol dire che qualcosina nel sangue ce l'hanno. Vuol dire che a casa giocavano tanto Eh, mi anche. sa che sì, Forse ha preso delle legnate dal fratello, non lo so, però insomma ha imparato bene, mi Ha sembra. imparato bene, diciamo. Ah, sì. Poi, scusami Riccardo se ti vai. interrompo solo ora. Ho sentito prima la questione dei portieri, no? Con molta probabilità c'è questo cambio di portieri perché sicuramente il portiere di Soccer 94, no, il Grandi di Soccer 94 non era in forma, era giù di condizione Può perché stare, certo, può bisogna essere. anche sapere che nel gioco ci sono delle condizioni e le condizioni sono random, quindi non tutti i giocatori avranno una buona condizione, quindi i player scelgono pure in base alle condizioni dei giocatori. Sì, e probabilmente hanno dei valori molto simili, immagino. Sì, diciamo più o meno sì, più o meno sì. Sì, diciamo che Perina nella realtà era arrivato a Vicenza per fare il titolare, poi qualche errorino lo ha portato in panchina, qualche problema forse fisico. Adesso gioca grandi, gioca con buoni risultati e a questo punto, insomma, diciamo che è un ex secondo portiere che ha scalato un pochino le gerarchie. Bravo lui, sicuramente, però per questo dico che coloro che hanno fatto il gioco forse li hanno, diciamo, fatti abbastanza simili a livello di caratteristiche. Sì, adesso ho visto tra l'altro l'overall, è praticamente uguale per entrambe. Entrambe hanno un overall di 68. Che poi stavo per dire quando c'è l'overall così basso, diciamo, non è che. Sì, l'uno vale l'altro, dici. E Sì, esatto. poi la differenza la fa magari la condizione fisica. Esattamente. Certo. È iniziato però forte qui, posta con il cross sul secondo palo, non arriva il compagno, rimira dal fondo. Padella. Van de Putte viene incontro, poi smista a destra. Pasini si è allargato, torna da Van de Putte, dal monte, difesa altissima di posta, che adesso rischia di prendere un'altra imbarcata. No, perché è intervenuto tempestivamente Cinelli. Scambio vicino con Padella, poi Zonta. Vuole palla in verticale, uno tra Meggiorini, credo, e Longo. Invece la porta Cinelli arriva al limite, prova a ringolosirsi. Giacomelli, provano il fraseggio nello stretto, ma non si passa. Troppi passaggi. Eh sì, ma è bello chiuso. Posta, anzi, Soccer 94 posta, adesso prova a ripresentarsi lì in area di rigore. Attenzione a Longo, frenato sul più bello. Meggiorini. Oh, pericolosa. Sì. Pasini riconquista. Oh, peraltro va detto che, ok, Posta ha un bel curriculum alle spalle, 20 anni di carriera a PES, ma insomma, di tiri in porta non se ne sono visti. Ma quello che ho detto prima, hai capito? Adesso si è tenuto per il secondo tempo, hai Ecco, visto? infatti, ci ha smentito subito, primo tiro in porta e subito pareggio di Longo, Si è hai tenuto visto? per il secondo tempo, ha detto, ha fatto stancare quello. Come ho detto prima, l'ha fatto stancare il primo tempo, adesso bam. Sono tattiche. Tattiche. È andata esattamente così. Primo Poi affondo vero. vediamo, siamo al 60esimo, mancano Sì, 30. ma c'è tempo. No, poi ricordiamo, la semifinale è secca, la finale è al meglio delle tre, giusto, Alf? Sì, ti Esatto. confermo, sì. Tra Quindi l'altro, in caso di pareggio, ci saranno soltanto i calci di rigore. solo rigori, direttamente calci di rigore. Dal Monte prova a tenerla, non lo molla Bizzotto, bravo Dal Monte con le sue finte. Poi in diagonale intercetta centrocampo del Vicenza, anzi Padella che esce da centrocampista ma è un difensore. Poi Van de Putte arriva a supporto da dietro anche Marotta, c'è però ancora Soccer 94 che si fa minaccioso. Meggiorini. Van de Putte prova a creare il panico ancora per Meggiorini, è solo Cinelli, arriva forse un po' tardi il passaggio, occhio al rimpallo, Longo! Ha segnato 2-1, tutto regolare, mi confermate? Sì, non si è alzata la bandierina, io mi sembrava di aver visto un leggero fuorigioco, ma invece no, e allora si ricorre a qualche cambio. 2-1 per Soccer 94, per Antonio Liuzzi di Mugnano di Napoli, che è, credo, l'unico che stia cambiando qualcosa, entra Beruatto se non... La Vermugnano. veramente Ci sono, no, ci sono stato, cosa? sì,
prima del Covid. Sì, c'è un caro amico, anche lui un cantante di Mugnano. Ah, vedi. Grande Mambo. Poi Napoli, straordinaria come città, Ottimo, che lo diciamo a fare. Ancora aggressivissimo, eh? Grande Antonio che ha iniziato alla grande anche il secondo tempo. Nonostante abbia preso gol, non si è fatto però, insomma, così, vediamo un po' come condizionare. reagisce. Longo, al limite si gira, palla in aria dal Monte, in chiusura ancora il Vicenza che soffre tremendamente ancora. Longo! Verso il palo. Palo incredibile, forse era fuori gioco? Sì, Forse sì. doveva mettere sotto il set. Sì, era fuori gioco, ma comunque ha preso il palo. Rinvio lungo. Cinelli. Longo, staccatissimo dall'area di rigore avversaria. Vediamo se adesso si presenta anche lui. Sono in 5 ad attaccare per il Vicenza. Di posta. Perde un altro brutto pallone per Watt. Prova a ribaltare il fronte con Dalmonte. Deve tenerla perché adesso è in vantaggio la formazione di Soccer 94 ed è importantissimo ogni tanto anche congelare quel possesso del pallone, soprattutto negli sports, visto che si può fare, si può anche un attimino, non dico prendere in giro l'avversario, però temporeggiare, che è molto importante quando si è in vantaggio, non soltanto nella realtà. Stesso, tieni quel pallone, Esatto, fai passare i secondi che poi passano in maniera molto più veloce che nella realtà. Tanto cambi volanti. Vediamo un po'. No, calcio di punizione. Calcio di punizione con Meggiorini. Forse anche qualche cambio. Vediamo un po'. Mancano 10 minuti del gioco, quindi non troppi secondi. Vediamo chi cambia. No, ci hai ripensato? In pausa, attendiamo perché sono momenti concitati, eh? Seconda semifinale, la prima è davanti Gritska, che adesso aspetta uno tra Posta e Soccer 94. Avanti Soccer 94 2-1. Molto meticoloso. Sceglie con cura il tiratore. Vediamo se sarà ancora Meggiorini. No, ha cambiato. Ne mette due. Due sul pallone. Intanto è entrato Iallo fuori zona. Credo per posta. Qui calcio di punizione. Batte Meggiorini sul muro. Altra possibilità. Palla in aria con Longo anticipato. Giacomelli, non Meggiorini, sulla seconda palla. Apre per Beruatto. Palla un po' lunga. Riconquista Posta che però adesso deve velocizzare perché giochicchiare così da dietro porta poco, l'ho visto anche nel corso del primo tempo perché ha giochicchiato tanto ma ha concluso poco, cioè zero. Meglio il secondo tempo, ma fin qui mi sembra che Soccer 94 meriti questo vantaggio, no, Mambo? Ah, per adesso ho giocato un po' meglio. Comunque, anche fatto più tiri in porta, ha fatto più tutto. Ho giocato meglio. Un gioco molto fluido, mi sembra, da parte di Soccer 94 soprattutto. Cinelli. 3 minuti alla fine. Lancio profondo per chiuderla, vuole scappare lungo. Attenzione alla ripartenza di Soccer 94. Frenato da Pasini, può essere una chiusura chiave di questa partita perché adesso Posta deve sbrigarsi. Forse l'ultima occasione della partita per pareggiarla e portare Soccer 94 quantomeno ai calci di rigore. Padella esce anche lui. Attacca Posta con la palla in verticale. Giacomelli deve difenderla. Cappelletti arriva in chiusura. Forse decisiva questa lettura difensiva. Meggiorini è sbilanciatissimo Posta. La tiene Meggiorini quasi come se fosse sulla bandierina, ma siamo soltanto a centrocampo. È importantissimo congelare questo possesso. Sono scaduti di recupero. Palla profonda nel nulla. Attenzione. Perché l'arbitro fischia la fine e allora in finale insieme a Grit SCA va Soccer 94. Vince 2-1 con i gol di Meggiorini e Di Longo va fuori Posta che insomma in curriculum ha oltre 20 anni di esperienza e qui però perde contro un ragazzo che ha nel DNA evidentemente un DNA vincente, un sangue vincente con suo fratello che è campione italiano e gioca appena da 3 anni però come abbiamo detto Mambo ha vinto e ha vinto bene. Ha vinto bene, sì, no, ha giocato meglio in tutto. Alla Eh fine sì. Sì, il posto ha fatto quell'azione lì, ok, ha fatto un tiro, ha fatto un gol, però niente da fare. esatto, guarda anche dai della partita, un tiro, un gol, invece Soccer 94, tre tiri, tre di questi in porta, tutti e tre, quindi assolutamente vittoria meritata direi. Ora Alf, abbiamo questa finale al meglio delle tre, tra Crit SCA,
che ce lo ritroviamo, e Soccer 94. Peraltro sono due ragazzi sicuramente più giovani di noi, beati loro. Gritte SCA, Marco ha 23 anni, di Lecco, ha iniziato molto presto anche lui, un po' quando abbiamo iniziato forse anche noi, poi noi abbiamo mollato per altri interessi evidentemente, però ha iniziato molto presto con la PS2, ha vinto il Qualifier 2 contro Soccer 94. E aveva già battuto regista in semifinale, quindi doppia vittoria contro regista anche in questa Final Four, diciamo così, questa finaletta, anzi, più che Final Four. E quindi adesso ci aspetta una bella finale. Quindi l'ha già battuto Soccer 24. No, no, Grete SCA ha già battuto quello che ha battuto in semifinale, quindi regista, Ah, ok. capito? Quindi l'ha battuto 2 volte su 2. Grete SCA, non mi ricordo se l'abbiamo fatto insieme o forse l'ho fatto l'altra volta quando tu non c'eri. Ah sì, mi sa di sì perché non me lo ricordo io come nome. Però è molto bravo, gioca un calcio pulito, gioca in maniera molto spigliata, ecco. Quindi io mi aspetto una bella finale. Dai, vediamo se sta finale. E dai, che tra poco si parte. Io vi ricordo che, anzi, voglio ricordare a tutti quanti e ringraziare soprattutto coloro che ci consentono anche di andare in onda, oltre al Vicenza Calcio, anche due sponsor che hanno supportato il torneo, sono Domino's Pizza e Brera Orologi, che leggerete, forse avete letto anche in precedenza sotto la live. Importante anche ricordare questo. Quindi sono rimasti in due, peraltro io ricordo anche un'altra cosa. Sono partiti 230, quindi sicuramente un grande successo, no, Alf? Cioè, 230 persone hanno partecipato a questo torneo tra Qualifier 1 e Qualifier 2, e adesso di fatto ne sono rimasti due. Sì, diciamo che sono ottimi numeri per essere un torneo di, diciamo, per la scelta di un player, di un team, di calcio. Veramente ci sono state tantissime adesioni, quindi veramente complimenti. Sicuramente, questi numeri sono frutto anche dell'ottima organizzazione. Assolutamente sì, e la cosa più importante, perché a questo punto voi direte chi vince, cosa vince, chi vince il torneo, o meglio, chi vince queste Final Eight, vince sicuramente il torneo e tanti complimenti. Però va ricordato anche che coloro che sono arrivati a questa Final Four, tutti e quattro, andranno incontro a un colloquio con il Vicenza per diventare il player ufficiale dell'Lanerossi Vicenza in tutte le competizioni ufficiali, compreso il torneo di Serie B organizzato dalla Lega di Serie B. Quindi complimenti a loro, a questi quattro ragazzi che sono arrivati in queste finali, quindi Posta, Soccer 94, Regista e Grite SCA. Uno di questi quattro diventerà il player ufficiale del Vicenza. Intanto, scusami Riccardo, ma sono già in formazione, sono. Oh, che bella notizia, Alfa, che mi dai, quindi siamo pronti subito a seguire la prima finale, la gara 1 della finale tra, abbiamo detto, Grit SCA e Soccer 94. E allora, Alf, aiutami un attimo. Grit SCA gioca bianco-rosso? Vediamo un po'. Sì, esatto, sì. No, Ok, no. aspetta, fammi guardare un attimo. Sì, ti confermo. Ti confermo. Ok, quindi Soccer 94 conferma Perina in porta, evidentemente anche una scelta che sa di talismano, no Mambo? Dal Montelongo, molto diverse come squadre, vedo Meggiolini capitano da una parte, Giacomelli capitano dall'altra, difese diverse. Anche come Vorrei Albert. aggiungere, scusami Mamba, vai, vai. Vai. No, vai tranquillo, vai Che tranquillo, stavo noi vedendo. abbiamo già assistito a questo match, Riccardo. Perché questa era la finale anche del Qualifier 2. Ah, è vero, è la stessa finale, hai ragione. Vero, Soccer 94 è arrivato in finale contro Grite SCA. In quel caso vinse Grite SCA. Esatto, sì, vinse il primo match, lo vinse Sì. Soccer 94, poi il secondo e la bella la vinse Griska SCA. E Ai rigori, se non sbaglio? adesso non mi ricordo. Mi chiedi Probabilmente ha te, vinto i troppo. rigori, non mi ricordo, però mi sembra di sì, mi sembra ovviamente ai rigori. Questo per dirvi che chiaramente è una partita che sarà combattuta fino alla fine, quindi non ci sarà, credo, un vincitore netto, viste le qualità di questi due ragazzi. Sì, esatto.
Sicuramente sarà un bellissimo match e si divertirà Mambo Losco perché a Mambo gli piacciono questi match belli tosti. Sì, oh, io voglio vedere il gol. Tra l'altro, ma no, Rivediamo. Vai. scusami, tra l'altro Mambo, ti dico una piccola chicca, tra gli iscritti al torneo c'era anche un tizio, un player, non chiamiamolo tizio, un pro player che si chiama Tipo Losco, ora gli faremo cambiare il nickname, lo faremo chiamare Tipo Losco Sugo. Esatto, tipo lo scolo sugo. Ma altre situazioni da sugo ultimamente, Mambo? No, eh? Vicenza? Poche. Adesso guarda, Tutto è tace. tutto bloccato adesso. Pare. Comunque tra un po' si droppa, tra un po' esce. Ah, meno male, va. Quanto Sì. manca l'uscita del Guarda, nuovo? ho droppato qualcosa su Instagram, adesso in questi giorni dico la data, dai. Ah, meno male, va. Vedi, ogni volta che facciamo la live insieme mi date le notizie e credo che da casa siano contentissimi, quindi vedi, dai solo notizie. Asci. Tanto è iniziata la partita da 5 minuti più o meno, con il primo possesso di Soccer 94 che gestisce subito con Cinelli. Ora un po' più aggressivo anche a livello di palleggio rispetto a come aveva iniziato la semifinale. Che però c'è in fuori gioco un giocatore del Vicenza di Soccer 94, quindi pausa. Già a cambiare qualche tattica, evidentemente. Sì, sta cambiando qualcosa, Grezza. Atteggiamento difensivo, ancoraggio. Spiegaci un po', Alf, contropiede, sta cambiando, non è molto sicuro di quello che Allora, ha fatto all'inizio. praticamente ha messo contropiede su, attenzione che c'è il gol. Ha segnato subito, vedi? Non ci ha fatto capire nulla a noi, non ha fatto capire nulla a Soccer 94, ma ha segnato con Marotta dopo 9 minuti. E già questo è molto importante. Non ho visto su chi ha messo ancoraggio. Tu hai letto, Riccardo? Non ho fatto in tempo, o meglio, l'avevo No? letto, ma ho letto talmente tante informazioni che non mi sono rimaste in testa, quindi Comunque, quella tattica però. lì, fa sì che il giocatore resti lì piazzato. Di solito all'attaccante va messa quella carta per non farlo scendere troppo. Ok, intanto ha preso un palo, che palo peraltro con Marotta, attenzione a Giacomelli, un po' in difficoltà Soccer 94, forse ha sottovalutato Gritte se ci ha, strano perché avrebbe dovuto conoscerlo visto che ha già perso in finale al qualifier 2, attenzione a Longo in area, Longo! Segna l'1-1, che bella partita però, ragazzi. Mamma mia. Volevi gol, Mambo? Volevo il gol, eccoli qua, dai. Ti hanno accontentato mi sembra. Qua mi stanno accontentando, bravi. Che bella partita, neanche 20 minuti e già siamo 1-1. Prima Grite SCA e poi pareggio di Soccer 94 che ha risposto subito. Intanto dalla chat di Twitch arrivano i complimenti per Mambo. C'è Vitella Nicolo, bella Mambo, figa che hit l'ultimo freestyle. Vai, grande, oh, bella raga. No, ma ve l'ho detto, era la nuova season. Nuova stagione, adesso stiamo su quella wave Adesso Brusca Gin, torniamo live perché intanto i ragazzi giocano. Stiamo assistendo veramente a una bella partita. Cinelli, arpione al pallone, lo cede a Giacomelli che sta creando il panico nel ruolo di trequartista. Meggiorini. Da uno sguardo in avanti, non trova Dalmonte anticipato. Poi Cinelli, ancora Grite se ci ha. Centrale, la palla in verticale per Marotta, se non sbaglio, palla che rimbalza e la blocca Perina. Sfruttano poco le fasce però, Alf, mi confermi? Ma perché i pro player tendono di più a giocare verso il centro. Veramente si vedono. Sono rari i pro player. Dì, vai, Mambo, vai. No, vogliono andare dritto al gol, vogliono fare gol più veloce possibile. Diciamo che i pro player prediligono il gioco 1-2, 1-2, scambi rapidi davanti alla porta e imbucate per vie centrali. Certo. Ora si va a destra, Pasini, sale, vicino Giacomelli, che aggira Pontisso, poi serve in profondità, Longo, gran parata di Grandi, poi il 2-1. Ha rimontato subito Soccer 94, due gol in neanche 10 minuti del gioco. Meggiorini al 33esimo ha segnato il gol del 2-1.
Wow, non aspettavo. Non sempre si vedono tre gol in mezz'ora del gioco, no? Si vede che siamo di fronte a due ragazzi che ci sanno fare con il joystick in mano. Bizzotto. Duro colpo per Grit SCA, per Marco di 23 anni. Chiusura ancora di Soccer 94. Chiaramente, essendo 94, quest'anno compirà 27 anni. Quindi Antonio Liuzzi di Mugnano di Napoli, che per ora è in vantaggio 2-1 dopo aver rimontato l'iniziale vantaggio di Marco. Brusca Gin. Palla elementare sbagliata da Brusca Gin. Cinelli la riconquista. Scoppa. Oh, peraltro, Scoppa mi dà il là per darvi un aggiornamento su quella che è la situazione delle due rose, diciamo così. Chiaramente non sono rose aggiornate, quindi lo stesso Scoppa che è andato alla Cavese, nella realtà tra un po' ci sarà l'aggiornamento su PES e verrà chiaramente tolto dalla rosa del Vicenza. Non ci dovrebbe essere neanche Bizzotto, neanche Guerra, tutti finiti in Serie C in questo mercato invernale, nella realtà chiaramente, però ci sono tutti. E ovviamente non sono presenti in queste rose né Agazzi, che è arrivato dal Livorno da svincolato alla corte di Di Carlo, e neanche Valentini, che invece è arrivato in prestito dal Padova e che è andato a rinforzare la difesa del Vicenza reale. Finisce primo tempo 2-1 per Soccer 94. Vediamo un po', tre tiri per Soccer 94, due gol. Direi che ha rimontato con grande carattere, no Mambo? Ah sì, c'è anche il possesso palla, è tutto su cos'è, 59% penso che, quindi Sì, importante anche quello, no? abbastanza. Vabbè, non è tutto però. No, 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 però insomma ci Inizio fa gioco. capire anche che si è presentato con una certa personalità. Infatti inizia così subito il secondo tempo, lungo, Fuori fuori gioco. gioco? No, no, Aveva no, no. segnato. Ah, no, fuori gioco era? Fuori gioco. Aveva segnato però. No, era andata fuori la palla comunque. Era andata fuori. Sì, di pochissimo. Tra l'altro una grandissima azione perché per chi Infatti. non, diciamo, non conosce benissimo PES, ha fatto una quadrato X, che è una finta che si fa in questo gioco. Quindi, Rientri. esatto, è rientrato e poi dopo ha tirato. Gran bella azione. Quante ne facevo di quadrato X io ora? Fa capire. Pure troppo. Abusavo e qui invece arriva il 3 a Questo si è 1. ritardato, eh. Arrivato, arrivato 3 a 1. Samuele Longo. Come sgasa Soccer 94. Anche Samuele Longo a segno. E adesso Oh, per SCA. bene. Secondo Secondo me ti ha sentito, Riccardo, che gli avevi detto che era partito lento. me. È vero, infatti l'abbiamo un pochino scosso nell'orgoglio. Pontisso, al limite, lì guardate quante maglie nere ci sono davanti alla difesa, all'area di rigore di Soccer 94, che giustamente devi difendere questo 3-1. Adesso forse adotterà una tattica un po' più difensiva, Alf. Sì, adesso ti faccio vedere un'altra cosa, poi Vai. anche per le persone che ci stanno seguendo. Di fianco al nome dei giocatori ci sono quelle tacche, vedi quella tacca grigia che sta al centro? Sì. Allora, Soccer quando deve difendere la abbassa, quindi quando la vedete azzurra è perché sta difendendo, quindi tanti giocatori rientrano per difendere. Quando vedi che quella tacca lì diventa rossa, quindi una tacca, pochi giocatori in attacco, due tacche, anche il difensore si spinge in attacco. Attenzione, un'azione pericolosa. Dal Monte tira addosso a Perina, ma come è partito in velocità, infatti non gli stavano appresso i difensori. Credo che Dal Monte abbia come velocità un buon numero, sicuramente più alto rispetto agli altri. Palla in area, gol 4-1. Gol. Spettacolo di Soccer 94, spettacolo assoluto. Peraltro non è facilissimo segnare sul calcio d'angolo, Sì. giusto? Sì. Qua secondo me una bella dormita del difensore perché non ha saltato. È rimasto lì immobile. Ovviamente è tutto facile per Soccer 94. Eh sì, partito male perché ha subito il gol dell'1-0 dopo forse neanche 7 minuti, e poi però ne ha fatti 4 a Grit SCA, che ricordiamo ha battuto nella finale del Qualifier 2 proprio Soccer 94, quindi diciamo che è una riedizione della finale del Qualifier. Ora però si giocano qualcosa di più importante. In ogni caso si sono meritati entrambi di arrivare a giocarsi invece il posto per diventare il player ufficiale del Vicenza nelle competizioni di eSports. Qui rischia un pochino, gioca con il fuoco, ma grande palleggio elegante in uscita.
con grande disinvoltura. Soccer 94 è uscito qui, eh. Longo, altra palla profonda con triangolo, giusto? Era triangolo. Questo purtroppo non te lo posso dire, perché a volte sbagliano con X, che sarebbe il passaggio corto, la X, sì. Mentre il triangolo sarebbe il passaggio in profondità, per chi non lo sapesse, che ci sta seguendo, e a volte pure con la X ti fa un passaggio lungo che sembra un passaggio in profondità, quindi è impossibile saperlo da qua. Sono rimasto a Ispro Evolution, quando triangolo era una cosa, X non potevi caricare il passaggio, ma andavi secco con X e come usciva il passaggio. Invece con triangolo effettuavi un passaggio più lungo sicuramente. Riconquista Cinelli. Ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora. 4-1 per Soccer 94, che peraltro con... una scelta, se vogliamo, singolare, perché Scoppa di fatto non era titolare con Di Carlo nella realtà, se n'è andato a giocare in Serie C, quindi non dico ai margini, però insomma meno utilizzato sicuramente in questo avvio di Serie B, e invece lui ha avuto il coraggio di metterlo in campo e ha trovato i risultati che sperava, perché fare 4-1 a uno forte come Greatest SCA non capita tutti i giorni. Sì, 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 sì. Ma poi il Great SCR era partito forte, aveva fatto un po' lì, abbiamo detto wow. Invece, comunque ha tempo almeno altre due partite per rifarsi, quindi eventualmente potrebbe rimontare. La prossima, se perde la prossima, ha perso, diciamo. Sì. Ah. Quindi vediamo. Tanto ci avviamo verso un... clamoroso successo per 4-1, clamoroso dico nella portata soprattutto, perché fare 4 gol non è così semplice in così poco tempo. Invece, oltre a fare gol, però secondo me ha anche giocato bene, cioè un calcio divertente mi sembra di aver visto, no? Sì, sì, sì. Ma adesso il Great SC lo vedo pure bello scarico. Sì, un pochino stanchi i giocatori del Vicenza di Great SCA. Longo non passa, perché anche lui forse ha dato tutto. Fatto, se non sbaglio, doppietta Samuele Longo, quindi sicuramente uno dei migliori in campo. Palla profonda, fuori gioco, si alza la bandierina, di poco ma c'è, stava provando a rientrare, stop and go di Meggiorini se non sbaglio, ma offside. Ultimi 10 minuti, Scoppa con calma, giustamente a bruscaggine, non c'è fretta, adesso prova in verticale perché ha visto Meggiorini staccarsi, Longo prova ancora a penetrare, niente da fare. Tra l'altro, dicevo, con scelte forti, perché Scoppa in mezzo al campo, anche Perina, scelta che non corrisponde alla realtà, e invece sta avendo ragione. Molto bravo Soccer 94. Ma poi bisogna vedere pure, diciamo, che la tipo condizione. Di... No, oltre alla condizione, non tutti i giocatori, ma tanti giocatori hanno anche uno stile di gioco, quindi... diciamo uno sceglie anche il giocatore in base pure a questo stile di gioco. Tipo, ti faccio un esempio: il centrocampista può avere una carta onnipresente che è importantissima per il centrocampista, e quindi tu vuoi utilizzare quel centrocampista anche se ha un overall più basso perché rende meglio in quel ruolo lì. Quindi non sempre si scelgono, diciamo così, giocatori che hanno un overall più alto. Esatto, soprattutto nei giocatori quelli forti tipo Ronaldo, Messi, tutti quegli altri campioni. Diciamo la scelta non è di overall, ma di stile di gioco e caratteristiche pure, perché poi certo. Ci sono anche delle caratteristiche particolari, ogni giocatore ha la sua caratteristica. Longo, ma fischia tre volte l'arbitro, e quindi si conclude così la gara 1 della finalissima di questo torneo eSports del Vicenza Calcio. Vince Soccer 94 4-1. Abbiamo rivisto per un attimo qualche gol, però vittoria netta, dominio assoluto di Soccer 94. Adesso vediamo se riuscirà a chiuderla subito. 7 tiri, cioè non male, direi. 7 tiri, 4 gol, tanto possesso palla, chapeau veramente. Sì, non me l'aspettavo. Dopo il primo gol non mi aspettavo. Sì, grande sveglia. Costa che ha eliminato G Matador, che diciamo ha pagato un pochino di inesperienza, visto che mancava da tanto sugli e-games in generale, ma comunque anche in particolare negli e-sports. Soccer 94 ha perso già in finale Qualifier 2 con Grit SCA ai calci di rigore,
mentre in semifinale ha battuto G Matador 90, così facciamo un excursus di quello che è stato il cammino di tutti quanti. E ti giuro, la cosa che mi colpisce tanto è che Soccer 94 gioca da appena 3 anni a PES, cioè è straordinaria questa cosa. Sì, sì, si vede che le mazzate prese che gli ha dato il fratello gli sono servite. Quelli alti comunque fa la differenza. Veramente. Bravo Antonio Liuzzi di Mugnano di Napoli, ora però deve chiuderla, ma io non sono così certo che Grites e CA si farà battere anche stavolta, perché insomma abbiamo visto anche il Qualifier 2 che è un osso molto duro. Intanto sono scesi già in campo. Oh, in campo hanno stato. Voglia, hanno fretta di chiuderla, forse ha più fretta Soccer 94 di chiuderla, che conferma Perina. Oh, guarda un po' questa scelta. Ha messo anche lui Perina in porta, anche Grites e CA. Qua, magari è soltanto una questione di condizioni migliori. Io adesso mi sto facendo dei film così a caso, però mi colpisce tanto questa. Però, vabbè, i giocatori sono quasi quelli, cambia Giacomelli. Sì, bene. No, anzi, no, beh, Giacomelli c'è anche di là. No, cambia poco. Però capito, prima c'era molta differenza. Chissà che magari Grites e CA non abbia scelto di scegliere appositamente, non dico gli stessi, ma più o meno gli stessi giocatori dell'avversario. Non vedo più Scoppa nel Vicenza di Soccer 94. Pizzotto, Pasini, Fantoni c'è da entrambe le parti. Brusca Gin ce l'ha solo Grites e CA, Zonta ce l'ha solo Grites e CA, peraltro Zonta che ha segnato il primo gol in Serie B nella realtà invece qualche giorno fa contro la Reggiana nella sconfitta per 2-1 del Mapei Stadium. Oh, peraltro ricordo a tutti i tifosi del Vicenza che ci stanno guardando che domani su DAZN c'è la sfida tra Vicenza e Venezia, c'è un bel derby, quindi mi faccio autopubblicità anche se non la commento io, però pubblicizzo DAZN che ci sta sempre, no? Perché il Vicenza scende in campo e quindi certamente i tifosi del Vicenza vorranno sapere dove si vedrà la loro squadra contro il Venezia. La telecronaca la faranno Stefan Svok e Ricky Buscaglia, con a bordo campo ci sarà Federico Sala. Un Vicenza che viene dalla sconfitta contro la Reggiana e sicuramente vorrà rifarsi subito, qualche nota negativa ci sta, però un Vicenza comunque in piena, pienissima lotta per evitare di andare giù. Inizia la partita con subito un gol, neanche il tempo di presentare la partita e segna subito 1-0. Mi confermi Grites e CA, vero? Sì, 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 tra l'altro aggiungerei pure che questo è un gol che capita spesso su PES, si chiama il gol del kick-off, dove le squadre sono un po' vulnerabili sul kick-off. Vedi? Peraltro lui ha scelto 4-3-3 così. Contro 4-3-1-2. Vai, Ammo, dicevi? Prima l'aveva fatto così, al kick-off, sempre. È vero? Anche prima l'aveva fatto. Sei un attento osservatore, vedo. Ci ritroveremo Mambo pro player di PES più avanti. Vediamo, infatti. Guarda. Che occasione! Gioca anche il 94 sfiora subito il pareggio. Non c'era fuori gioco, peraltro. Mi sembrava fuori gioco, invece no. Non ho capito cosa hai detto, Mambo. Ho detto quando faranno tipo un torneo di Call of Duty, gioco anch'io. Ah, allora cercheremo di far organizzare un torneo di COD. Ma ti stai allenando? Io Call of Duty sì, tutti i giorni. Sì, sì, sì. Dovrei provarlo, non l'ho mai provato, ti dico la verità. Giacomelli lascia sfilare e adesso torna ancora rembante Grites e CA. Dal Monte, chiusura di Padella, Cinelli, verticale per Meggiorni che viene incontro, poi trova Longo vicino a lui. Cerca un tacco tanto inutile quanto brutto, perché non serviva a nulla in quella zona di campo. Però ci ha riconquistato, grande voglia, Soccer 94. Meggiorini con la punta, eccolo il pareggio di Soccer 94, 1-1. Gran giocata questa, mi sembrava un giocatore di futsal, di calcio a 5. Molto bello il gol. Bello. E qua c'è da dire quanto segna Meggiorini, mamma mia. Sì, veramente, abbiamo visto un'altissima percentuale di gol di Meggiorini. Peraltro, Alf, tecnicamente voglio chiederti, quella giocata mi sembra diversa, no? Rispetto a tanti altri tiri.
Si fa in un modo particolare o no? È stata casuale? No, quella di punta dici? Sì, Sì, no, è casuale. casuale. Di solito la fa quando il giocatore, diciamo, ha perso un po' il tempo e quindi deve affrettare il tiro e la tira di punta. Si può anche dire che lui ce l'aveva sul destro, Meggiolini e Mancino, e forse per Anche, anticipare sì. il tiro ha fatto questo. E qui va subito vicino al 2-1. Guarda, io sto vedendo la stessa partita di gara 1. Esatto. Vero, Bambo? Sì, difatti qua ha fatto. Prima abbiamo visto due gol nei primi 10 minuti, qua abbiamo visto due gol nel primo quarto d'ora, la Venezia. Quando ci sono loro due, sicuramente non ci annoiamo. Grite SCA e Soccer 94. E ancora Longo! E Perina deve ricorrere ad un'altra parata sulla sua sinistra. Ora, bombardamento vero e proprio di Soccer 94. E forse Grite SCA ha deciso che c'è qualcosa da cambiare, perché evidentemente utilizza sempre la stessa tattica, forse, e continua a subire tantissimo, soprattutto centralmente, perché Soccer 94 gioca un calcio pulito, bello, fluido, brillante, molto bravo. Tra l'altro anche tanto possesso palla sta facendo. Sì, anche i dati ci raccontavano questo alla fine di gara 1. Vediamo se riesce ad uscire Grete SCA. Fantoni in chiusura si fa superare troppo facilmente da Longo, che adesso arriva sulla parte breve dell'area di rigore, ma perde palla. Era assistito male dai compagni, c'era soltanto forse un suo compagno in area. Cappelletti ragiona senza fretta. 1-1 tra Grite SCA e Soccer 94. Ricordiamo gara 2, la prima l'ha vinta Soccer 94 con un roboante 4-1. Pasini. Arriva in area da Dalmonte, Longo anticipato. Cinelli, finta, poi Zonta. Va subito a due tocchi da Cinelli. Adesso c'è un buco in mezzo al campo per Soccer 94. Palla profonda per Longo che si gira, troppo macchinoso. Fantoni se lo mangia letteralmente, poi rischia col brivido. Soccer 94 va a liberare questo pericolo. Giacomelli. Può essere, se vogliamo, anche la chiave di volta di queste partite per Soccer 94. Dico una cosa tattica, forse non mi capite, però Giacomelli si sta abbassando tanto, lui essendo un trequartista dà una grossa mano, non soltanto in fase offensiva ma anche in fase difensiva, e evidentemente gli sta facendo fare questo lavoro in cui si abbassa, costruisce, smista ed è fondamentale. Vedi quanti palloni sta toccando Giacomelli. Dalmonte non trova spazio. Pontisso. Cinelli. Però se Giacomelli non rientra diventa un problema per Soccer 94 adesso. L'altro Dalmonte bozza una finta, rientra, mentre nel frattempo rientra anche il Vicenza di Soccer 94. Zonta prova a ragionare. Gli spazi ce ne sono molto pochi, perché poi è molto bravo anche Soccer 94 a rientrare velocemente. Un po' meno prima, ma Grite SCA non ne ha approfittato. Cinelli ferma l'altro Cinelli. Brusca Gin, Longo. Ora ripartenza di Soccer 94. Dalmonte si isola a destra. Siamo quasi alla fine del primo tempo. Dalmonte non va subito in avanti dai compagni. Forse cincischia un po' troppo. Alla fine cerca e trova Giacomelli. Arriva Pasini a destra, finta contro finta. Si allunga palla, arrivato al capolinea. Quindi rimessa dal fondo. Allora, scusami un attimo Riccardo, perché qua dalla Vai a. chat arriva Sì. una domanda abbastanza curiosa, sempre per Mambo. Mambo Vai. prima ha detto che è un giocatore di COD, e qua c'è il nostro amico Seto Neckluck che dice: Mambo, facciamo torneo COD, con quale giocatore del Vicenza vorresti giocare? A COD? Ah, boh, Sì. col più forte, oh, dipende dal più forte. Chi è il più forte? A parte gli scherzi, chi è il più forte a COD? Ce lo deve dire Setonek. Io Infatti. so che Beruatto, Pontisso e forse anche Zonta e Madonna mia, Dalmonte giocano tutte e quattro a COD. Facciamo un bel team da 4, facciamo una diretta che facciamo un Battle Royale, facciamo un bel Warzone, facciamo un 2 orette così di COD, sarebbe bello figo. Se casomai ti viene qualche altro pezzo, ti viene, Mambo. Esatto. Hai mai preso ispirazione da qualche
giocata qualche partita su Call of Duty, no? Ah, no, ancora no, ancora no. O magari ti è venuta l'ispirazione mentre giocavi a Call of Duty, no? Sì, quello sì, ma Sì, sì, ci sono bello. momenti che sto giocando a Call of Duty e devo dire, no, vabbè, aspetta, vado a scrivere, capito? Fantastico. Ma anche prima in macchina stavo tornando, eravamo in macchina, stavamo tornando, ho detto, oh, bella raga, scusate, mi serve la radio, mi sono attaccato col cellulare, ho messo su una base, mi sono messo a scrivere. Ah, quindi metti su la base e scrivi, cioè non la fai senza musica, cioè ti serve la musica per Io avere l'ispirazione. preferisco scrivere con la musica. Poi ci sono volte, capita che scrivo senza musica, però quando ho la base, che sto facendo qualcosa, scrivo con la base. E la base la crei tu No, no, o... c'ho vari produttori, tipo Nardi, tipo produttore che lavoro spesso, è Nardi, proprio fa parte del... Proprio produttore anche lui di Vicenza, quindi ok, se no Finesse anche lui di Vicenza, poi comunque ce ne sono vari, ci sono tanti. Quindi sono basi che tu ascolti e dici, vediamo se mi viene l'ispirazione su questa e basta. Ma, maggior parte delle volte le facciamo insieme, ci becchiamo in studio, le facciamo insieme. Bello, bello, figo. Sì. Fighissimo scoprire queste cose, veramente. Io sono ignorante in questo, mi perdonerai, però adesso Vabbè, no, è scopriremo. normale, ma scherzi, è normale, è un'altra cosa. Anch'io se dovessi essere su DAZN a commentare qualcosa, sicuramente non ce la farei, quindi... Però stiamo creando un bel duetto e un Esatto. giorno vorrei testarti anche lì, eh. Mamma mia. Sai che figo. Sai che cappello. Magari andiamo allo stadio insieme, magari a Andiamo allo commentare il stadio. Vicenza. Yeah. Straordinario. Ma non vedo l'ora che riaprono gli stadi. Chi... No. A chi lo dici, guarda, che per me è veramente una tortura commentare le partite dagli stadi senza Vuoto. tifosi. Cioè, una roba che entri, sembra un'amichevole. Vero, Sì, vero, una cosa. vero. Io Capito? li ho portati in questa live, i tifosi, ce l'ho alle mie spalle. C'ho la curva del Vicenza. Almeno lì. Intanto siamo arrivati nel frattempo a 20 minuti più o meno. Dalla fine siamo sempre 1-1, eh? Entrato 1-1. Quindi Roma. se finisce pari, qua si va dritto ai rigori? Esatto, sì, esatto. Sì. Intanto Mambo ti ha risposto, Setonek, non so se si pronuncia così, mi perdonerà, ha detto che anche Grandi ha delle ottime mani, spara bene. Ah, ok. Oh, guarda che si potrebbe veramente organizzare, è una cosa... Cioè, Grandi, non mi ricordo, ora sto pensando se Zonta e Pontisso, forse anche loro, lo sai? L'altra volta parlavamo qui, Wow. attenzione, intanto... So che il 94 stava per chiudere la finale, perché secondo me se fai gol adesso hai già vinto la prima 4-1 e qui vinci 2-1, hai grandissime possibilità di vincere. Comunque un'azione così l'aveva già fatta, Sì, è una giocata che frequenta spesso, mi sembra di capire. Cinelli ha bisogno di un gol adesso, Grite SCA, per portare a gara 3. So che era 94, ma qui si ferma tutto perché è in fuorigioco. Cambi restanti 5 su 5. manca un quarto d'ora. C'è qualcuno che non ha fatto nessun cambio. Uno dei due, mentre uno ha messo dentro Marotta. Padella. Aspetta l'attimo giusto per passarla. Giacomelli, che come al solito si abbassa. Cinelli. Ancora per Giacomelli. Col 10 deve essere per forza una base sicura da cui andare. Con un numero del genere. Non può non essere un punto di riferimento. Pontisso. Si è capito che era il mio numero preferito? Che è il mio numero preferito, no? Fantoni. Ora ragiona senza forzare la giocata. Soccer 94. Brusca Gin. Ultimi 10 minuti. Se trova un gol, io credo proprio che possiamo dire abbia vinto il torneo e anche la Final Four. Però Grete SCA non molla. Peggiorini, attenzione perché adesso è scoperto. Cinelli si presenta sul lato corto dell'area di rigore, vuole il cross basso in mezzo. Giacomelli, controllo, finta sinistro addosso ad un avversario. Ha Bello, avuto il match point. tra l'altro Marotta lavora al pallone. cross fatto in manuale. Ah, vedi? Cioè che cambia? Che è stato lui a direzionare la palla, non è stato fatto un passaggio
deciso dalla CPU, diciamo, a volte con la CPU, sì, direzioni tu il passaggio, però può passarla a tutt'altra parte. Invece col passaggio manuale sei tu che decidi dove metterla la palla. Te ne accorgi È più perché... difficile da Esatto, effettuare. sì. Ai, ai, Attenzione. ai. Azione a Marotta per chiuderla, eccolo il gol di Soccer 94 e forse la parola fine 2-1, segnato Marotta, peraltro mossa dalla panchina perché l'ha fatta entrare tipo 20 minuti fa e ha segnato il gol del 2-1, forse il gol della vittoria. Aspetta che attacco il coso, se non mi sbaglio. Vai, vai, tu fai Attacco tutto live, Mambo. coso bianco, vai. Intanto seguiamo Zonta che si presenta al limite, occhio a Longo che non può girarla perché è destro, va sul mancino, la crossa comunque, Perina la tocca ed è un intervento decisivo, eccola la parola fine sulla partita, vince anche questa, Soccer 94, campione ufficiale di questo torneo, ha battuto due volte Gritte SCA, prima 4-1 e poi 2-1 e si è preso una bella rivincita, devo dire. Bella per Soccer 94. Grande Soccer 94, Antonio Liuzzi di Mugnano di Napoli, 26 anni. Aveva perso in finale del Qualifier 2, ma ha vinto quella che contava di più, evidentemente. Ah, che sì. Bravo, bravo, davvero bravo. Comunque ha giocato Molto un bravo po'. perché sì, perché peraltro andando due volte in svantaggio. Sì, vabbè, voilà. Cioè, ha fatto due gol uguali. Sì, è vero. Mi ha deluso un pochino, devo dire la verità, Gritte SCA, perché l'altra volta mi ha impressionato di più. Poi oh, ci può stare la partita, poi dipende anche dall'avversario. 94 premeva bene oggi. Eh sì, eccolo il DNA dei campioni degli esports. Fratello sarà fiero. Veramente, tanta fierezza, tanto orgoglio in casa. Il primo trofeo, dopo poi non so se è il primo trofeo, però dai, oh. Però intanto, insomma, per uno che gioca da 3 anni soltanto a PES, tanta roba. Oh, anche perché comunque io penso che sia un No, Mambo, non ti senti, Mambo? Non mi Ah, senti? adesso sì. Stavo Ora sì. dicendo tanta roba perché comunque è il primo torneo eSports del Vicenza, quindi lui è il primo vincitore nella storia del Vicenza Calcio. Del mondo eSports. Eh sì, ora torneranno contro, tra virgolette, perché entrambi, così come Posta e Regista, faranno questo colloquio con il Vicenza e da lì uscirà fuori il player ufficiale del Vicenza Calcio per i tornei eSports, compreso quello della Lega di Serie B. Ora in campo Meggiorini, il Meggiorini chiaramente di Soccer 90. 4, vedi, non vedo Meggiorini dall'altra parte, me l'ero perso che gli mancava Meggiorini a Gritte SCA. Invece Meggiorini ha fatto una caterva di gol in tutte queste partite. Sì, era sempre lui che segnava. E lui è... Veramente. Quindi vittoria 2-1 per Soccer 94, che quindi alza il trofeo, anche se non lo vediamo, lo starà alzando da casa, supportato anche da suo fratello, grande campione. Sarà lì che manda un messaggio al fratello. O magari lì il fratello è lì vicino a lui, Magari eh? il fratello è lì e gli ha passato il controllo. Lo volevo dire io non lo volevo dire, però. Abitano nella stessa appartamento, ma no, sono due formazioni diverse, li conosco bene entrambi, quindi ti posso... No, no, io scherzavo, sto No, scherzando. ma ci mancherebbe. Mancherebbe. Noi già dalle formazioni riusciamo a capire se sta giocando lui o meno, perché poi ognuno di noi, ogni player c'ha la sua formazione, eh? Guarda chi gliela Poi tocca. però deve essere comunque, se sei abituato a giocare con squadroni con overall belli alti, deve essere anche più difficile giocare con una squadra che non ha fenomeni, che non ha giocatori fortissimi, velocissimi, no? Un gioco molto più lento, un po' più difficile comunque. Bravo, sì, bravo, sì. Il fatto di avere un overall così basso, diciamo, non ti consente di fare alcune giocate, quindi tanto di cappello, anche perché qua si vede di più la chiave tattica e si vede di più la mano del player. È vero che a volte capita che ci siano proprio degli errori. A volte abbiamo visto dei portieri fare delle papere pazzesche, non per colpa dei portieri, ovviamente, perché comunque, diciamo, un overall basso, ti porta a non poter effettuare delle parate. E poi sembra ci sono tipo giocatori come Meggiorini. Meggiorini è l'unico giocatore che ha la palla bronzo, quindi con l'overall più alto del Vicenza, che ha fatto tantissimi gol.
Io chiuderei Alf con le dichiarazioni non del post partita, quindi non siamo andati a raccogliere lì a caldo a casa loro, sul divano di casa loro o sulla sedia, le dichiarazioni del post partita, ma quello che hanno detto nel pre partita sul perché vorrebbero diventare i nuovi player del Vicenza. Soccer 94 ha detto: vorrei indossare la maglia del Vicenza perché, oltre ad essere un club con una grande storia, questa maglia è stata indossata da tantissimi campioni e quindi per me sarebbe un sogno, e tra questi non possiamo non citare chiaramente e fare una menzione a Pablito Rossi, ovviamente, e quindi bella questa dichiarazione di Soccer 94, quindi vincitore di questo torneo. Ne ha parlato però anche Grit SCA, ora lo ritrovo, vediamo un po', lo ritrovo, vediamo dove sta, no, non lo trovo, invece sì che lo trovo. Il sogno di Grit SCA è diventare chiaramente nuovo player biancorosso, perché sarebbe un grande motivo d'orgoglio e un'enorme soddisfazione come player. È stato un po' più da 0-0, però ci sta. Classica dichiarazione del pre-partita che si fa, merito della squadra, merito dei compagni, eccetera, eccetera. Una parte degli scherzi. Però auguriamo a entrambi, e anche apposta e a regista, di fare strada in questo sport. E anche a tutti e quattro facciamo un grosso in bocca al lupo, perché almeno uno di loro quattro diventerà il player ufficiale del Vicenza. Prima di chiudere vorrei sapere una cosa da Mambo. Vai, dacci altre notizie, Mambo. No, vabbè, più di quelle notizie là. A parte che ti chiedono un saluto, il Cossa ti chiede un saluto dalla chat. Bella per il Cossa, ok, tanta gang shit, già lo sai. 3600 sulla mappa l'abbiamo fatto, for real. Di questi quattro finalisti, Mambo, secondo te chi merita questa maglia? Soccer 94 mi è piaciuto tanto, dico la verità. Okay. Secondo me è meritata la vittoria, perché comunque gli ha fatto un 4-1, poi un 2-1, è assolutamente meritato. Anche se forse ci starebbe la bella a questo punto, perché Grit SCA ha vinto il Qualifier 2, Soccer 94 ha vinto forse la più importante, è la finale che conta, però. È vero. È la finale che conta. Assolutamente. Mi vinci la prima di campionato, ok, però mi devi vincere la finale. Come se vinci la Supercoppa italiana o vinci lo scudetto, è chiaramente più importante lo scudetto. È vero. Però lo scudetto lo vinci passo per piano, capito? Piano a piano, sì, no? Sì, infatti è più costruita come strada, come percorso. Alfa, a questo punto ringraziamo anche i due sponsor che ci hanno supportato, il torneo, Domino's Pizza e Brera Orologi. E bene così, no? Sì, diciamo che abbiamo terminato. Io vorrei fare un ringraziamento a te, Riccardo, a Mambo, anche ad Alessandro Iori, per avermi fatto compagnia in questa magnifica esperienza, perché comunque ho avuto modo di stare a fianco a dei veri e propri professionisti. Quindi grazie di cuore per avermi fatto compagnia, grazie di cuore al Vicenza per avermi dato questa grossa opportunità, grazie di cuore al mio team eSport Clash per avermi autorizzato a partecipare a questa bellissima iniziativa. Assolutamente, grazie a te Alf, grazie al Vicenza che ci ha dato a tutti questa bella opportunità. Io mi sono divertito tantissimo, non l'ho mai fatto in vita mia, ho commentato oltre 800 partite, vi giuro, sul campo, dallo studio, eccetera, eccetera. Mai avevo commentato, se non quando ero piccolo, quando avevo, non so, 15 anni e volevo fare il telecronista, le partite dei miei amici o le mie partite alla PlayStation. Quindi veramente figo, divertente, e contento di aver avuto voi come compagni di viaggio, mi sono divertito tantissimo. Quindi quando volete rifacciamo, Io volevo ringraziare il Vicenza che comunque mi ha dato l'opportunità di fare una cosa così che anch'io non avevo mai fatto, mai avrei pensato di fare la spalla ad una cosa del genere, quindi grazie al Vicenza, alla mia città, grazie a voi due comunque, bella Alfi, bella Riccardo. Grazie. Grande Mambo. Sarà la prossima volta e niente. Oh. Sei il mio Beppe Bergomi, sei. Vai. Vabbè. Grazie a tutti ragazzi per averci seguito. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Alla prossima. Ciao.